Ciao a tutti, io sono Greta e benvenuti in questa nuova rubrica dedicata al cinema, in cui parleremo dei più grandi film della storia, ma non solo, anche di film meno conosciuti, ma molto importanti. Ne parleremo analizzandone soprattutto l'aspetto tecnico, per conoscerli e apprezzarli in una maniera totalmente diversa. Ma adesso introduciamo il film di cui parleremo oggi con una breve clip. Molto probabilmente l'avete riconosciuto tutti. Stiamo parlando di Amadeus del 1984, diretto dal regista Miloš Forman. Vincitore di 8 premi Oscar, 4 Golden Globe, altrettanti BAFTA e 3 David di Donatello. Pensate che nel 1998 l'American Film Institute colloca Amadeus al 53° posto nella classifica dei film più importanti della storia del cinema. Amadeus di Miloš Forman non è altro che il riadattamento cinematografico di una pièce omonima, teatrale, diretta da Peter Schaeffer, molto nota all'epoca e che stava riscuotendo un incredibile successo soprattutto a Broadway. Miloš Forman assistette ad una delle tante rappresentazioni dello spettacolo e se ne innamorò perdutamente, tant'è che è rimasta celebre la sua frase: "Se il secondo atto è bello quanto il primo, uscirò da qui e ne farò un film." A sua volta, l'opera di Peter Schaeffer si rifà ad un altro classico della letteratura russa ottocentesca di Alexander Pushkin, Mozart e Salieri. L'opera di Pushkin è stata pubblicata nel 1830 ed è il primo testo in cui compare la leggenda dell'avvelenamento di Mozart per mano di Salieri. Ovviamente la storia dell'avvelenamento sarà riadattata e modificata da Schaeffer in modo tale da concentrarsi ulteriormente sull'aspetto della rivalità tra Antonio Salieri e Mozart. Sulla base dell'opera di Pushkin, la televisione russa nel 1962 realizza uno sceneggiato televisivo sull'opera Mozart e Salieri, con il più grande attore russo dell'epoca, Innocenti Smotunovskij, che presta il volto proprio a Mozart. Questo sceneggiato televisivo russo tutt'oggi è prevalentemente sconosciuto, ma è importantissimo in quanto funge da ispirazione allo spettacolo teatrale di Peter Schaeffer. Come già detto in precedenza, il tema principale di Amadeus di Miloš Forman è la rivalità tra Antonio Salieri e Mozart. Antonio Salieri nel film viene interpretato da uno straordinario F. Murray Abraham, che vinse anche l'Oscar come migliore interpretazione nel film. Per quanto riguarda invece il ruolo di Mozart, venne scelto un attore completamente sconosciuto. Il suo nome è Tom Hulce. Era infatti una prerogativa del regista scegliere per i suoi ruoli degli attori che fossero poco noti dal grande pubblico, soprattutto americano, in modo tale anche da incrementare la cifra di veridicità di quello che stava mostrando. Il protagonista assoluto del film, in questo caso, è la musica di Mozart. Miloš Forman, insieme a Neville Marriner, direttore d'orchestra statunitense, realizza un lavoro eccellente per quanto riguarda l'organizzazione della colonna sonora. I brani di Mozart prendono il sopravvento durante tutta la pellicola e rendono ogni sequenza estremamente più forte e visibilmente molto più potente. Per esempio, abbiamo questa prima sequenza iniziale del film in cui Salieri viene ritrovato ferito all'interno della sua casa e portato d'urgenza in ospedale. Già dal primo momento di apertura del film, la musica di Mozart è l'assoluta protagonista della situazione. Questa prima sequenza è accompagnata, anzi valorizzata, dalla drammatica Sinfonia numero 25 in Sol minore di Mozart. Notiamo quindi come Miloš Forman durante tutto il film si lascia ispirare completamente dalla musica. Infatti sono molte le inquadrature di raccordo in cui la musica fa da legante tra una scena e l'altra. Uno di questi momenti è costituito dalla scena in cui vediamo la soprano Caterina Cavalieri intenta ad esercitarsi al pianoforte insieme ad Antonio Salieri. Durante una carrellata ravvicinata verso il primo piano dell'attrice, notiamo come il suo acuto durante l'esercitazione di canto si collega perfettamente con l'acuto che lei stessa canta durante l'opera Il ratto del serraglio di Mozart, che avviene nella scena successiva.
Questa tecnica viene utilizzata più volte durante il corso del film da regista ed è una delle caratteristiche che rendono Amadeus una pellicola estremamente valida dal punto di vista sia artistico che tecnico, ovviamente. Un altro esempio simile è quando Mozart, dopo una fuga notturna, rientra in casa e non trova la moglie Constanze. Al suo rientro, infatti, trova la suocera che, infuriata per l'atteggiamento del compositore, lo sgrida in maniera violenta. Ancora una volta Miloš Forman, con una carrellata verso il primo piano della donna, con uno stratagemma molto ingegnoso, collega visivamente le urla della donna durante il litigio con la scena successiva in cui vediamo gli acuti della soprano che interpreta la regina della notte nel flauto magico di Mozart. Nonostante in Amadeus la musica sia elegante di quasi tutte le scene, ci sono dei momenti in cui il regista decide completamente di eliminarla. Questi sono i momenti in cui Miloš Forman decide di concentrarsi esclusivamente sulla descrizione delle caratteristiche della personalità di Mozart, quindi mostrando anche il suo lato più umano. Uno di questi momenti è quando Leopold Mozart, il padre di Wolfgang Amadeus Mozart, va a trovare il figlio a Vienna subito dopo il suo matrimonio. Questa lunga sequenza di interno familiare viene privata quindi completamente della colonna sonora per dare spazio e importanza alla descrizione del rapporto tra i due personaggi.